No, si è asciugato il lago. Dove è andato? Ma non c'è più il lago. Che cazzo è successo? Ma cosa? Che delusione. Ma cos'è, una palude? Ma cos'è? Ma perché? Ma che brutto così. Che merda. Che delusione incredibile. Non vale neanche la pena. Guarda tutti i buchi. La Sony è accesa? Adesso sì. Mica da noi i passaggi livelli stanno chiusi 100 anni. Lo so, infatti. Ma perché secondo me sanno che devono, cioè la gente continua a passare. Sveltezza. Vostra sveltezza ce l'ha scritto. Bene, siamo arrivati all'inizio della città dell'Albula, uno dei paesaggi che mi è piaciuto di più dell'anno scorso. Flashback. Il lago un po' a destra, un po' a sinistra della strada. Bravo, che fico! Che spettacolo! Cosa fa la camminata di Dio? Di Gesù, di Cristo, di dov'è? Sì, vabbè, quello lì insomma. Quella che c'è a Bergamo, Brescia, cos'è? Ah, quello... ma l'han tolto, è durato un anno, eh. Il ponte su, non so, cos'è, boh? Quel pezzo lì lo droniamo assolutamente. End of flashback. L'anno scorso l'abbiamo fatto arrivando da Resia, quindi era già tipo le 7:30 di sera quando siamo arrivati qui. Siamo saliti e siamo riscesi dallo stesso lato perché era tardissimo e perché non sapevamo le strade dall'altro lato. Quest'anno che siamo studiati e soprattutto non siamo andati fino a Resia oggi, saliamo da questo lato, orco cane, saliamo da questo lato e scendiamo dall'altro lato, che sinceramente mi sembrava parecchio triste come paesaggio. Sì, c'erano tutti i tralicci. Però, guarda che c'è la carta igienica legata alla moto. Sì, ma hai visto quanto era carico? Eh sì. Cioè, pazzo. Io la carta igienica l'avrei messa nello zaino, perché se poi piove si scioglie. Ah, i cantieri svizzeri. Guarda qua. Guarda qua come si fanno i cantieri, guarda. Minchia, quanto italiani, imparate. Ma qua, fanno il buco, fanno le fondamenta, rifanno la strada con le fondamenta, no asfaltando 5 cm di strada che poi appena è si crepa tutta. Difficoltà per lui. E da noi hanno le api e qua noi ciao, i ragazzini. Oh, le pecorelline. Oh, ma va proprio di moda sto robo. Con le ciabatte. Con le ciabatte dell'Adidas della piscina, attenzione. Classe elevatissima. Comunque lì era dove l'anno scorso c'era il cantiere, asfaltato molto bene. Altra Lamborghini Urus, ciao poveri veramente qua. Ah, mi supera con l'ingano? E certo, l'ingano della Cadrega. Posta la curva, esce il cannone e la passa. Attenzione tornante. E si fa vedere negli specchietti per incutere timore con questa puzza di cacca di mucca. Mamma mia che odore. Cosa ha mangiato? Erba marcia? Anche l'Albula comunque salendo da questa parte la strada non è particolarmente lunga per lo stesso motivo, ovvero che di base la valle di St. Moritz è già molto alta, va dai 1600 circa ai 1800, quindi di conseguenza i passi che sono tutti tra i 2002 e 2004 del Fluela mi sembra, non è che salgano così tanto. Paesaggio fantastico. Ma guarda le montagne che strane, sembrano un po' quelle del Galibier. Sì.
se picchia l'aria sul collo. Perché c'è una mucca che guarda giù? C'è una mucca! Super allenamento a velocità camion, 1,70 l'altro 72. Ah, se è fresco il vento qua. Che miseria. E pensa che segna 27,6. Mi sembra un po' strano. Ah, sta scendendo infatti. 26,9. Attenzione in piega. Messa in piega. Eccolo là, il mio punto preferito. È in ombra purtroppo. Speriamo che le nuvole si spostino. No! No! Si è asciugato il lago! Dove è andato? Ma non c'è più il lago! Che cazzo è successo? Ma cosa... Che delusione! Ma cos'è? Una palude! Ma cos'è? Ma perché? Ma che brutto così! Che merda! Che delusione incredibile! Non vale neanche la pena... Guarda tutti i buchi... Non vale neanche la pena fermarsi per tirare fuori il drone. No. L'anno scorso lì c'erano i laghi, uno a destra e uno a sinistra della strada. Avevamo fatto anche delle foto spettacolari. Flashback. A flashback. Non ci sono più laghi. Delusione incredibile. Cioè, sono venuto qua apposta per dronare i laghi. Meno male che l'ho fatto volare allo Julier, perché altrimenti mi sarei mangiato le mani. Albula 2315, ma non ce ne frega niente, perché la cosa bella era il lago a destra e il lago a sinistra. E quindi Albula quest'anno bocciato veramente tantissimo. Ma chissà perché non c'è più. L'hanno tirata su. Ma che ne so, non lo so, ma orribile così, veramente. Vabbè, e dopo questa delusione somma, scendiamo dall'altro lato, mai fatto, dell'Albula. Quindi vabbè, speriamo che in realtà andando avanti migliori un po', che ci sia una strada zigzag, non so, qualche emozione, perché sono rimasto veramente truffato dall'Albula. Magari hanno tolto l'acqua perché hanno messo lì le mucche. Ma che soluzione è? Non lo so, magari hanno un po' che negassero dentro. Ma hai visto quanto era basso? Dove annegavano? Gli arrivava al massimo il ginocchio. Boh. Attenzione, non so cosa sia. Grotta dei Flistoni, immagino. Cazzo. Ma c'era anche un cartello, ma... Cercheremo su Google stasera. Anzi, se mi vuole superare a centrostrada, almeno facciamo qualche ripresa decente, altrimenti è stato veramente un flop. Attenzione, le di KTM davanti, dietro tutti quanti. Attenzione, Porsche rosso. Studia le traiettorie, curve cieche. Posta la curva all'esterno. Non va, attenzione. Minchia, è venuto su tutto il prato. Minchia. Ma porca. Questo è un cretino, ad esempio. Vabbè, che... Allora è una cretina. Attenzione laghetto, potrebbe recuperare dei punti l'Albula. Carino, carino, un bel laghetto. Bel laghetto trasparente e azzurro di montagna. Guarda come scende dolce. Sarebbe un bagnetto. Ti ispira proprio un bagno quella lì. È stra trasparente.
Sarà ghiacciatissimo. Sì. Ma cos'è questo? Una cava di sabbia gigantesca? Beh, fatto sta che adesso dobbiamo cercare i cartelli per Davos. Davos si trova esattamente alla fine del Fluela Pass. Quello mi sembrava... Sì, guarda, una cava di sabbia gigantesca, guarda qua. Fluera era bello. Due laghi ghiacciati l'anno scorso. Flashback. Mica fa freddo qua, tra l'altro. Bellissimo. C'è anche un lago ghiacciato. Ah, cavolo, sì. Oh, senti come si sta bene. Che bello. Ha due laghi ghiacciati. End of flashback. Vediamo se il global warning quest'anno li ha fatti sciogliere in anticipo. Delusione insomma, perché l'anno scorso l'Albula era veramente una figata, con il lago a destra e a sinistra della strada, uno spettacolo. Quest'anno non c'era più il lago né a destra né a sinistra, c'era solo una sorta di acquitrino schifoso tipo palude, e delusione gigantesca. Però c'è il treno. Sì, ma ci sono rimasto malissimo, io volevo far volare il drone lì. Non ti dico che ci sono andato quasi apposta. Ma non è che parla di E ne devi così fare però.